L'edizione 2018 di Aria, con il cambio di ubicazione, registra un pieno successo di pubblico. Difficile per gli organizzatori effettuare un vero conteggio, anche se una stima approssimativa è in corso. A nemmeno 24 ore dalla chiusura della 3 giorni, tutta dedicata alla casa e alla promozione della consapevolezza come strumento indispensabile per fare della nostra abitazione l'abitazione ideale. Anche gli operatori commerciali, oltre una quarantina, gli espositori, anche quest'anno, che hanno dato fiducia agli organizzatori, hanno registrato un considerevole incremento nei contatti e nelle visite agli stand disseminati nella nuova location del porto. Il bilancio è molto molto positivo, e complice anche il tempo che ci è stato di aiuto. E le giornate di sabato e domenica sono state ottime, moltissimi visitatori e moltissimi espositori che sono rimasti entusiasti sia della location che delle presenze, che sono comunque a percezione aumentate. La manifestazione è in crescita, abbiamo visto anche che siamo riusciti a prendere un pubblico diverso spostandoci al mare, anche tanti turisti, tante persone che vengono da fuori, sia dalla zona dell'Umbria che della Romagna, ma anche della zona di Ancona, di Senigallia. Arrivare con questa manifestazione a Lido, ma maggiormente nella zona porto, è stata una vera scommessa, sia per l'affluenza di pubblico che per l'accoglienza dei residenti e degli esercenti locali, che hanno visto un po' stravolta la loro quotidianità, ma che a bocce ferme hanno visto un sensibile incremento di clientela in un finale di stagione estiva notoriamente molto piatto. L'accoglienza è stata un'ottima accoglienza, ci hanno fatto subito sentire a casa, tutti i locali ci hanno coccolato, ci hanno ospitato, e di questo siamo molto contenti. E speriamo di esserci comportati bene, ma vedo che comunque nei nostri confronti anche stamattina sono stati molto carini, quindi penso siano rimasti molto soddisfatti, anche perché l'affluenza è stata veramente veramente notevole. Voi come l'avete vissuta? Tanta fatica, però immagino che adesso soddisfazione ci sia. Tanta fatica, la fatica come vedete ancora non è finita, perché stiamo smontando, stiamo lavorando, siamo tutti sbucciati, sudati, però siamo contenti, non vediamo l'ora che arrivi domani per farci una bella dormita.